A commento del commento che ha fatto Orazio della bellissima denuncia che lui stesso ha preparato, devo dire che è veramente qualcosa di completo, dobbiamo in qualche modo spiegare ai nostri amici, soprattutto a quelli che cascono dalle nuvole quando sentono queste cose, che cosa significa parlare di trapianti a cuor battente. Allora, la prima cosa, non puoi fare dei trapianti se l'individuo è morto. Questo è il concetto fondamentale. Perché? Cioè, se il cuore si è fermato. Certamente. Quando il cuore è fermo, il sangue non va nei tessuti che devono essere espiantati e questi non possono essere espiantati perché sono già necrotizzati. L'unica attenzione, e vi spiego perché si arriva a questi concetti, l'unico trapianto che si fa da cadavere è quello della cornea. Allora si è diffusa nell'opinione pubblica che il trapianto avvenga da cadavere. È stata artatamente infusa nella popolazione. Esattamente. Questo è il primo passo. Il secondo passo, un certo tale che era un noto chirurgo che ebbe una notorietà allucinante, che rilanciò, io mi ricordo che studiai dei testi di sociopsicologia sul ruolo e la funzione di questo Barnard, questo dunque siamo nel 63-64, di questo cardiochirurgo che fece il primo trapianto di cuore. Il cardiochirurgo Barnard, il cui cognome è abbastanza equivoco, fece il primo trapianto, immaginate dove, e ve lo dico perché è bene che la gente sappia dove. È stato. Non c'erano dei cadaveri a disposizione vivi. Esattamente. Allora ve lo dobbiamo dire. Il primo individuo a cui fu messo un cuore espiantato da un altro fu messo niente po' di meno che in un paese che si chiamava Sudafrica, e si chiama tutt'oggi Sudafrica, con la piccola variante, che poi non è una variante per loro, che l'individuo donante a cui era stato espiantato, prendo io, lascio stare. L'individuo a cui era stato espiantato e il corazon era un negro, e l'individuo che ne ha beneficiato, e vedi caso, era un boero. Non quelli che si mangiano alcune, un boero. Esattamente. E già qui, con tutto il rispetto per i boeri che si sono difesi eroicamente contro gli inglesi. Assolutamente. Sotto quel profilo lì un grande popolo. E che gli inglesi massacrarono le famiglie con i campi di concentramento. Gandhi era a favore degli inglesi in quel esatto. momento. Il grande Gandhi. Sì, perché lì il rapporto è un'altra cosa. Lì Gandhi, che rappresentava, che faceva la classe culturale era. Tutelava come avvocato la media borghesia indiana, che è molto prolifica nel Sudafrica, quindi lui praticamente da quel momento lì, quel punto di vista, tutelava la media borghesia commerciale indiana, che non poteva che essere dalla parte degli inglesi rispetto alla ribellione negra, questo è il fatto. Ma che Gandhi sapesse chi erano gli inglesi, comunque, lo sappiamo perfettamente. Gandhi in quell'occasione ha preso coscienza e si è creato l'anima. Esattamente, bravissimo, questo è un concetto molto importante. Ha tirato allora fuori l'anima. Eh sì. Questo Barnard, ebbe un successo indescrivibile psicologicamente rilanciò la chirurgia. Ci fu proprio un successo, furono fatti film, furono fatti fumetti, dove c'erano questi, siccome aveva un volto abbastanza belloccio. Anche un bel puntaniere. Con i soldi che guadagnato andava in giro qua e là, sfarfallando di fica in fica. Esattamente, abbandonò subito la moglie, perché la compagna di lotte. Ebbe anche forse una relazione con qualcuno di italiana, anche, con qualche attrice, non anche, mi ricordo. Sì, anche. Quindi il personaggio sappiamo che fosse. Allora, da quel momento lì nacque l'idea in molti che fosse possibile
creare un nuovo business. Questo business è diventato... No, aspetta, e a chi è venuta casualmente in mente l'idea di fare quel tipo di mercimonio? Vediamo se ti viene in mente. No, francamente a me non mi viene in mente. Ai soliti, ma ai soliti. Ai soliti noti. Sì, ma chi, cioè, secondo te c'è un nome specifico? No, un nome specifico. No, vabbè, ma i soliti ma noti lo sappiamo. Particolare categoria di uomini. Categoria di persone, certo, gli interessi sono quelli che sono. Fortunatamente, fin dall'epoca, nacque un movimento alternativo che incominciò a contestare, culturale, alternativo, ma altissimo livello, medico, filosofico, culturale, religioso, eccetera, che cominciò a contestare tutte le prese di posizione che furono fatte in funzione di questo business che io direi che si andava che delineando. Era una strage, un business basato sulla strage. Ripeto, si tratta di strage. No, l'abbiamo denunciata come strage. Perché? E qui dobbiamo dire alcune cosette perché è bene che i nostri amici le conoscono bene. La prima cosa, per poter dimostrare che l'individuo era morto, hanno inventato una cosa completamente assurda e si chiama la morte cerebrale. Allora, primo, la morte cerebrale non esiste, è un'invenzione loro. Dice, ma come lo puoi dimostrare? Lo posso dimostrare in una maniera molto chiara, perché il medico legale che fa la constatazione di morte non la fa a cuore battente, la fa sull'individuo realmente morto. Quindi mi devi spiegare per quale ragione nella vita normale la constatazione di morte avviene con la constatazione che il cuore è fermo, mentre negli ospedali dove abilitati per fare i trapianti la constatazione di morte è elettronica, in un altro modo avviene attraverso i sensori elettronici strumentale. Primo. Secondo, strumentale, poi c'è anche una commissione, no? Diciamo le cose come stanno. Basta, queste sono commissioni che ci fanno ridere a noi. Vabbè, sappiamo perfettamente. Commissione delegata ad hoc. Ad hoc, esattamente. Oh, la cosa interessante. C'è un bel vento oggi. La cosa interessante che i nostri amici devono conoscere è che noi la ricaviamo, ne abbiamo parlato prima anche della sicurezza sul lavoro. Cosa dice la normativa sulla sicurezza del lavoro? Dice che il datore di lavoro deve mettere a disposizione del lavoratore gli strumenti più moderni fra quelli che ci sono riscontrabili. Se tu un bel momento fai salire su una scala Pioli di legno, quella si rompe, avendo la possibilità di mettere a disposizione uno in alluminio, sei condannato, va bene? Dice, ma non ce l'avevo. Senza appello. Senza appello. Senza assolutamente appello. Paro paro. Allora, la legge, qualsiasi legge, che stabilisce che bisogna fare una certa qual constatazione di morte cerebrale, dovrebbe ugualmente imporre l'utilizzazione di strumentazioni idonee per valutare se esiste effettivamente una morte cerebrale. Allora, noi sappiamo, e ho tutta la documentazione per chi la vuole vedere, noi sappiamo che esiste uno strumento che si chiama PET, Positron Emission Tomography, che permette di vedere se le cellule sono ancora vive, cellule del cervello, sono ancora vive o morte. Ebbene, laddove noi abbiamo che l'elettroencefalogramma è piatto, in realtà la PET fa vedere chiaramente che le cellule sono ancora vive. E questa è un'ulteriore truffa. Poi abbiamo un'altra truffa. Anche perché bisogna sempre considerare che le cellule sono elettrochimiche, non sono elettriche. Vabbè, ma comunque tu con la PET lo vedi subito. E appunto, voglio dire, loro verificano solo l'aspetto elettronico, sì, vabbè, e non quello chimico. Ma questi sono. Le batterie sono chimiche, sì, e producono elettricità. Allora, vai così, diciamo, ma ecco, fate vedere se è rosso l'occhio, capito? Ma poi vai a vedere, imbecille. Vabbè, lasciamo stare. L'altra cosa spaventosa, veramente spaventosa, ed è il principio attraverso il quale ovviamente noi abbiamo elaborato la denuncia, cioè l'articolo 32 della Costituzione,
che stabilisce tra le tante cose che tu non mi puoi mettere le mani addosso senza il mio consenso. Ma è possibile che questa cavolo tra virgolette di Costituzione ha previsto tutto di tutto e ancora di più di tutto? Ma non, non è che ratificata, che cazzo vai cercando? Non ho fatto cazzo, niente. Tante belle parole, come quella legge 91-99, tante belle parole. Allora, basta che fanno le leggi in Italia e hanno risolto il problema. L'azione non ha senso. Viceversa, il fascismo avrà fatto pure delle ottime leggi, ha fatto, ma le ha anche fatte applicare, che è molto diverso. Ben secondo il principio mazziniano, poche leggi, ma da farsi applicare, perché lì esiste il principio della giustizia. La giustizia è che uno sa che dietro alle sue spalle c'è una normativa di legge e uno Stato che lo tutela effettivamente, di fronte ai fatti concreti. Allora, attento, dice il consenso, ma il consenso non esiste. Un consenso, dice, vuoi che ti uccido? Che firmi? No, deve essere informato. Allora, già questo, devo dire francamente, è difficile imporlo nei reparti di chirurgia. A tutt'oggi. C'è tanta opposizione, certo, giustamente. Però diciamo che in Italia questo concetto va incominciando a penetrare nelle coscienze dei cittadini e soprattutto dei medici. Prima di un intervento chirurgico ti dicono, allora lei mi mette una firma, sì, qua io mi ricordo. Certo. Oh ragazzi, io sono quantomeno mi metta una firma. Tanto non capisci. E metti la firma, è chiaro, no? Dice, ma ti dovrei spiegare. Non mi spiega un cazzo. Metti firma. La firma. E tante volte le firme sono false. Allora, c'era una normativa per cui noi che ci opponemmo veramente in maniera molto consistente contro questo concetto di morte cerebrale, pretendevamo, e creammo un movimento all'epoca, che ci fosse il consenso informato. Che cosa significa? Quindi dobbiamo spiegare queste cose ai nostri amici. Che cosa significa il consenso informato? Significa che se tu vai a finire, se sei giovane, se sei se sei in buona salute, vai a finire in un reparto di trapianti, sono cazzi. dovresti avere come minimo la certezza che un qualcuno vada a guardare su un computer. Allora, la normativa diceva, sì, attento. La normativa diceva che ciascun cittadino avrebbe dovuto recarsi alla propria ASL e certificare la propria intenzione previa informazione. Questo doveva comportare un sistema informatico che ogni singolo reparto di chirurgia di emergenza o di trapiantistica dovesse, ogni volta che ha a che fare con un individuo che glielo portano in barella, intanto vedere nome, cognome, paternità, maternità, luogo di nascita. L'accesso a un database. Io mi ricordo benissimo della mia lunghissima, quasi quarantennale esperienza ospedaliera, che come vi dicevo una volta, un poliziotto che stava in un pronto soccorso, dice, tutti quelli che arrivano qua, vuoi ferite gravemente o morti, e me lo disse in concomitanza col fatto che io stavo lì in un reparto di emergenza e portare una bambina che era stata investita ed era morta, una bambina di una diecina d'anni, una cosa terribile. Poi portarono quella che l'aveva investita, che come sempre che era morta, fece degli sparazzini, si buttava per terra, insomma, sono cose tragiche veramente. E lui dice, ma qui arrivano tutti senza documenti e soprattutto senza soldi. Chiaro, quindi arriva sempre prima il corvo, poi arriva l'ambulanza, prima arriva il corvo, diciamole le cose. Allora, quando uno arriva all'atto pratico, che traccia c'è? Appunto. Se non c'è un database al quale esattamente. Appellarsi. Esattamente. Quindi tu, trapiantista, dovresti avere la certezza che quella persona, sapendo quello che faceva, cosa che nessuno sa tutt'oggi, e dopo spiegheremo perché,
e ha dichiarato che qualora si trovasse in una condizione di morte cerebrale vuole essere espiantato. Che poi posso dire una cosa? Anche due. Quando i carabinieri ti fermano, la polizia ti ferma, i vigili urbani ti fermano, loro si attaccano a un database. Esatto. Quindi c'è. Dovrebbero averlo. Se sei ricercato. Certo. Se... certo, quindi esatto. Perché non associare a quel database questa semplice allora cosa? Vagliela non costerebbe dire, niente. Vagliela dire a quelli che ci hanno interesse che questo non avvenga. Va per aria il business, no? È talmente chiaro. Allora, l'ultima cosa, che è ugualmente importante. Senti, non staremo rompendo troppo il cazzo a tanta gente. Sì, sono contento. Allora, a proposito, guarda. Siamo in pericolo. Tu mi hai fatto venire in mente una barzelletta, così rompiamo un po' la drammaticità della trattazione. C'era di quello. No, perché il discorso è serio, cioè è grave. Di quel quale? Di quel tale. Parliamo di strage, quindi. Di quel tale che, essendosi sposato una giovane ragazza, poi nel viaggio di nozze e arrivano ovviamente a letto e lui comincia con le farsi un occhio di vetro. Poi, ricordo. Poi se leva la gamba di legno e questa dice resta terrorizzata, completamente terrorizzata, dice cazzo, no, ma non ti voglio più, dice vabbè, allora me levo anche l'uccello, è servita l'uccello di legno. Allora ritorniamo a noi perché dovremmo parlare anche di questi tipi di Frankenstein, lo zombie, il Frankenstein è quello che loro signori vogliono, l'umanità futura è lo zombie, hai capito? Ecco, è Frankenstein l'umanità che loro vogliono. Allora, l'ha rabbecciato. Che cosa hanno fatto questi grandi geni? All'epoca ministro della sanità era l'ineffabile Rosy Bindi, quella che, come diceva, che è grande, è più bella, più intelligente, più intelligente, che bella. Intelligente che bella. No, più bella che intelligente. Sì, più bella che intelligente, se sbagliamo sempre. Tutti addosso a Berlusconi quella volta. Però... no, lo disse, per primo l'ha detto Sgarbi. Vittorio Sgarbi. Sì. Per primo è stato detto, dopo giustamente Berlusconi. Allora, che cosa hanno fatto? Che bella pensata. Hanno mandato a casa delle persone un fogliettino dove invece di spiegare cosa avviene durante l'espianto c'era esclusivamente la pubblicità e l'invito a aderire alla donazione degli organi. Sì. Ma assieme... lo stesso che fanno attualmente, non è che danno informazione. Allora, formazione. Assieme a questo c'era un fogliettino, dice, da mettere nel documento, no, come se quando uno lo portano in un centro di espianti, no, vanno a guardare se c'è questo fogliettino. Ma, allora, no, volevo dire una cosa relativo a questo discorso qui e soprattutto a quello video di prima, e cioè al business. Il business oggi è multimilionario, come abbiamo detto, ma ogni singolo intervento è molto costoso, e quando oggi stanno facendo lo smantellamento della sanità pubblica e quindi tu paghi il ticket per i medicinali, certo, paghi il ticket per le visite mediche e compagnia bella, questo fra se non si interrompe questo, diciamo, declivio graduale, sì, ci troveremo ad avere una categoria di una società divisa in due categorie, cioè fra quelli che possono avere il cuore degli altri e gli altri che venderanno il loro cuore. Esattamente. Quello esattamente che sta succedendo adesso, che c'è gente che si vende il rene, si vende un polmone, no? Ecco. Agli amici e alle amiche io sono disposto a vendermi un coglione. Allora, qualsiasi riferimento all'attuale capo del governo è del tutto casuale. Allora, ritorniamo, perché questo è gravissimo. Ti mandano a casa una cosa di questo genere. Chiunque, io poi ci ho anche messo qui il mio gruppo sanguigno, perché sarebbe bene che anche le persone sapessero il proprio gruppo sanguigno, dove uno scrive, vedi che già c'è scritto io qua, che io non voglio essere espiantato, no. Allora, questo foglietto di carta non ha assolutamente nessun valore legale, giuridico, anche perché è difficile a trovarsi, no? nei documenti, nessuno sa quello che deve dire e non vincola il medico. Allora, c'è un noto personaggio che alcuni fessi
voleva un noto giurista, chiamiamolo giurista, che oltretutto si è ha scritto anche dei trattati di cui parlavamo ieri. Sì, ha scritto anche dei trattati sulla privacy. Non Lebetino, Lebetone dell'Abetone. Esatto. Lebetone dell'Abetone. Allora, diciamo, questo personaggio che recentemente noi un convegno dedicato appunto alla donazione eccetera, e noi gli contestammo perché poi alcuni vogliono come presidente della Repubblica, sì, e come no, lo vogliono, e anche Grillini, anche Grillini, ah, quello che comincia con R e finisce con A, con l'accento R finisce con A, è lui è il professore di diritto della mia Rodotà, il professore di diritto della mia prima fidanzata. Allora, questo imbecille ha una contestazione che gli facemmo noi, io e il compianto nostro caro amico Guglielmo Nolighetti, tiro fuori questo foglietto e dice: ecco, ma io vedi, mi porto sempre dietro questo foglietto, questo per dimostrare che quello è un totale cretino, perché uno che insegna, glielo dico, vuoi diventare Presidente della Repubblica, ti dico che sei un idiota, sei un cretino, meriti di essere il Presidente della Repubblica di questo paese di testa di cazzo, va bene? Beh, vaglielo dire, anzi vallo dire a tua madre o a tua figlia che hai sistemato per benino, sappiamo molto bene. Come il signor che napolitano, Gheorghe primo di Savoia, esattamente, no? Ha sistemato figli dei nipoti, nipoti dei figli e quant'altro, mogli e amanti e compagni e cattani. Allora ripetiamo come stanno le cose. La truffa fondamentale è stata quella di aver fatto passare questo foglietto di carta come un documento comprovante una propria scelta inderogabile. E io lo vengo a sapere adesso. Che cosa? Il fatto che questo documento non c'ha nessun valore legale. Perché non è rilasciato da un'autorità legale. Cioè, è sempre lì il discorso. Non c'è riscontro. Certo. Non corrisponde a nessun riscontro. Nella vita sociale, nella vita sociale e nella vita giuridica sul database ci deve essere sempre un responsabile, cioè una radice, capito? Se non c'è la radice, poi non c'è fondamento. Poi il consenso deve essere sempre informato, se no non può essere consenso, lo ripetiamo per l'ennesima volta. Detto questo, arriviamo alla conclusione, per far vedere che non siamo soli. Qui abbiamo tre libri, io mi limito semplicemente a farli vedere. Il primo è del grande Jeremy Rifkin. Dove appunto c'è scritto il dilemma del nucleare e dell'ingegneria genetica. Qui siamo tutti nell'ambito sempre comune, ma non è ingegneria genetica vero e proprio. Mette insieme il nucleare e l'ingegneria perché genetica. Perché lui da che è cosa praticamente va? È là perché dice dichiarazione di un eretico. E lui è un grosso critico degli andazzi della società contemporanea. Delle deviazioni. E quindi è un personaggio che ne ha scritte di tutti i colori e ha fatto molto bene. E dice, ove un organismo geneticamente manipolato venga introdotto, c'è sempre una piccola probabilità che esco impazzisca, non essendo, come peraltro gli organismi non indigeni, una forma di vita tipica di quel dato ambiente. Tieni, e basterebbe solo questo. Perché dico questo? Perché i nostri amici potrebbero fare un'obiezione. La trapiantistica nulla a che vedere con l'ingegneria genetica, non è vero, perché c'è sempre la compatibilità. Fa parte della stessa concezione, no? Che questa intercambiabilità genetica, laddove la intercambiabilità genetica è sempre nociva. No, ma bisogna ricordare che chi fa i trapianti, salvo casi rari, deve poi fare cure per tutta la vita per il contenimento del rigetto. Non voglio spaventare. Non si è mai detto questo. Non voglio.